convegno sulle giornate diabetologiche salernitane nasce nel 2002 su intuizione del dottore Claudio Lambiase. Allora si parlò di piede diabetico e poi nel corso degli anni sono state affrontate tutte le problematiche afferenti a questa patologia e le innovazioni in campo farmacologico. Quest'anno l'evento, giunto alla sua 14ª edizione, ha visto riunite tutte le figure che operano nell'ambito di tale patologia. È un convegno questo particolare perché consta di due fasi. C'è un corso, una prima fase in cui c'è un corso per infermieri, che è un corso dove infermieri, soprattutto delle diabetologie, ma anche non, fanno un'interattività in seguito a vari interventi che vengono fatti. Anche quest'anno il corso è stato ben apprezzato, abbiamo avuto un buon numero di partecipanti. E poi c'è l'evento per medici. In effetti questo sempre nell'ottica che è quella che noi abbiamo sempre sostenuto, quella del team diabetologico, cioè il singolo da solo non può fare niente, ma nell'insieme si possono fare tante cose, sempre per migliorare quella che è la qualità della terapia e della qualità di vita di questo paziente. Quindi, dottore Lambiase, intorno al paziente diabetico ruotano diverse figure professionali? Sì, ci sono più figure professionali, ci sono diciamo quelle che riguardano un po' le complicanze del diabete, quindi c'è l'oculista, il cardiologo, il neurologo, il podologo, la nutrizionista. Questo insomma rappresenta già un team abbastanza completo che permette appunto di poter affrontare a 360 gradi tutte le problematiche di questo paziente. Nel mondo si stima che ci siano circa 600 milioni di diabetici, in Italia siamo intorno ai 6 milioni e la percentuale aumenta anche in rapporto all'età. Voglio dire, insomma, abbiamo un'età del paziente, che parliamo del diabete tipo 2 ovviamente, quello del, tra virgolette, dell'anziano, che ha una vita più lunga, per cui poi la percentuale di diabetici aumenta addirittura dopo i 70 anni circa il 17%. Poi c'è anche il diabete tipo 1, che è quello diciamo giovanile, quello che dovrebbe essere subito trattato con l'insulina, che anche esso ha un, diciamo, un incremento. Questo è legato a tanti aspetti, soprattutto non tanto alimentari, ma a livello genetico, a livello di altre componenti che non sono ben ancora definite. Nell'ambito della 14ª edizione delle giornate diabetologiche salernitane, dottore Masi, non si poteva non parlare delle innovazioni in campo farmacologico. Oggi si parla di terapia cardionefrometabolica, perché praticamente con le nuove classi di farmaci immessi in commercio, cioè gli analoghi GLP-1, gli SGLT2 e soprattutto la nuova classe di farmaci doppi agonisti, GLP-1, receptor agonist e GIP, che dovrebbero entrare in commercio nel 2023, ormai possiamo vediamo il paziente non più col treat to target, cioè praticamente guardiamo il paziente soltanto all'aspetto glicemologia, quindi glicemia, ma guardiamo il paziente diabetico col suo profilo di rischio cardiovascolare a 360 gradi, cioè il paziente viene visto in tutto il suo profilo di rischio. Quindi questi farmaci che sono messi in commercio permettono di ridurre il rischio di SGLT2, di ospedalizzazione per scompenso cardiaco e di progressione della nefropatia cronica. Tant'è vero che gli enti regolatori hanno permesso anche a specialisti come cardiologi e nefrologi di poter prescrivere questi farmaci a pazienti non diabetici. Gli analoghi GLP-1, allora, per quanto riguarda gli analoghi, la nuova classe di prossime emissioni in commercio forse ci farà cambiare completamente il target della terapia, cioè noi andiamo verso una terapia, un target obesiocentrico, cioè noi dovremmo trattare con questi farmaci l'obesità per curare il diabete. Mi spiego meglio. Visto che questi farmaci di nuova emissione in commercio comportano una riduzione dell'emoglobinilità di 2,5% e un calo ponderale di circa il 15%, questi farmaci curano l'obesità, ma d'altra parte curano anche il diabete. Quindi noi potremmo curare con lo stesso utilizzo di farmaci le due grandi pandemie. D'altra parte, con questa classe di farmaci, si ottiene oggi la remissione del diabete. Sarà una remissione temporanea? Sarà una remissione duratura? Questo può essere realtà, utopia? Soltanto gli studi ce lo diranno.
Quindi un futuro migliore per i pazienti diabetici? Senza ombra di dubbio, certamente. D'altra parte, anche dal punto di vista iniettivo, anche le insuline, anche le aziende che producono l'insulina stanno facendo passi da gigante. Sono allo studio anche insuline sia ultra rapide, ancora più rapide delle ultra rapide, che mediante additivi come l'EDTA oppure la ialuronidasi si permettono un assorbimento ancora più veloce, e ci sono allo studio anche delle insuline settimanali come la BIF e come la Icodec. Negli ultimi 12 anni c'è stato dunque un rapido avanzamento delle terapie farmacologiche, e questo ha permesso di guardare più in là del semplice controllo della glicemia. Prima alcune complicanze nella pratica clinica venivano un po' trascurate, come la neuropatia, che è la patologia più frequente nel paziente diabetico, con dolori alle articolazioni e debolezza muscolare. Così come per esempio un'altra patologia molto ricorrente nei nostri pazienti, visto che i nostri pazienti sono anche un po' più anziani, diabetici anziani, per esempio lo scompenso cardiaco. Erano delle complicanze che noi non guardavamo molto, ma anche la malattia renale. In effetti oggi conosciamo molto di più per l'avanzamento delle conoscenze, ma anche grazie ai farmaci che ci inducono ad affrontare queste complicanze in modo molto veloce. Quindi non è soltanto la complicanza neuropatia trascurata, ma c'era anche la malattia renale, c'era anche ovviamente lo scompenso cardiaco. Ora, oggi, alla luce di questa bella esperienza degli ultimi 12 anni, quali sono i nuovi orizzonti che si aprono? È sempre giusto parlare di intervenire con dei farmaci quando abbiamo l'evento, oppure bisogna prevenirlo? E quindi i pazienti diabetici, si sa, sono a rischio sempre di complicanze a livello cardiovascolare, renale e neuropatico. Quindi è giusto la somministrazione, quindi questo va riveduto un po' il concetto del nostro porci verso la terapia, non soltanto dopo aver avuto l'evento, ma nel prevenirlo. Quindi, diciamo, saltano un po' le linee guida che abbiamo utilizzato fino ad oggi. TV Medica, la televisione della salute e del benessere.